E allora, a proposito di medici, ci colleghiamo subito. Con piacere torna con noi in diretta il professor Raffaele Bruno. Professore, Buongiorno. buongiorno. Buongiorno, è direttore delle malattie infettive all'ospedale San Matteo di Pavia. Parlavamo degli ultimi numeri legati all'esercito dei medici che hanno perso la vita e che stanno lottando contro questa malattia. La sua firma è, fra altre, autorevoli su un lavoro di recente pubblicato da Nature Medicine, una delle riviste più autorevoli al mondo, una firma che si pone come obiettivo la spiegazione di questo nuovo modello epidemiologico nei confronti proprio della fase 2. Quindi ci avviciniamo a questo momento delicato della pandemia, questa fase 2. Che cos'è nello specifico? È un modello matematico che andrà a tracciare che cosa? Si tratta di un modello previsionale che è stato disegnato con degli ingegneri che fanno modellistica ed è mirato a valutare lo scenario epidemiologico in varie situazioni. Cioè abbiamo preso in esame il lockdown, come è stato fatto in questo momento nel nostro paese, un lockdown più avanzato e poi altri scenari invece di una situazione di maggior libertà. La cosa interessante è che il lockdown, come è stato fatto, ha fatto sì che si siano risparmiate circa 70.000 morti, quindi sicuramente un effetto assolutamente positivo. Per quanto riguarda la fase 2 previsionale, e in parte rispondiamo a questo quesito, ma la cosa importante è che nella fase 2 bisogna rintracciare e intercettare le persone eventualmente infette immediatamente. Questo perché ovviamente questo eliminerebbe la possibilità che ci siano nuovi focolai. Lei ha detto accertare, quindi una diagnosi precoce, accertare le persone infette appunto in modo altrettanto veloce e deduco avvertire immediatamente i sanitari. Nella prima parte, nella fase 1 in cui siamo ancora, ci sono stati parecchi problemi dovuti all'emergenza. Se ci fosse di nuovo da dover tornare ad un lockdown totale, bisognerà essere preparati dal punto di vista della risposta. Sicuramente quello che dice lei è importante, però volevo sottolineare una cosa. Nella cosiddetta fase 2, o forse fase 1B, dovremmo essere molto attenti, ad avere un senso di responsabilità sociale tutti noi. Mi spiego, se, io, sono autorizzato ad andare a lavorare e ho una sintomatologia che è riferibile al coronavirus o qualche mio convivente o familiare ha una sintomatologia riferibile al coronavirus, devo avvertire immediatamente le autorità sanitarie che poi provvederanno a fare qualcosa. È chiaro, le autorità sanitarie dovranno garantire alla cittadinanza una diagnosi rapida e quindi sappiamo tutti che ci sono stati problemi di approvvigionamento, per esempio per quanto riguarda i reagenti per i tamponi, ma nel contempo adesso abbiamo un altro strumento che è quello della sierologia. Quindi una diagnosi integrata aumenta quella che è l'accuratezza diagnostica. Detto questo, rimane sempre il senso di responsabilità dei cittadini che devono avvertire l'autorità sanitaria se hanno una sintomatologia che può essere compatibile con una malattia Covid. Ecco, dottore, abbiamo capito che al di là della medicina, quello che sarà determinante nella fase 2 è proprio la responsabilità di ciascuno di noi. Però, secondo lei, c'è il timore che dopo un mese e mezzo di lockdown forzato ci sia un po' un liberi tutti e che quindi, insomma, una nuova emergenza possa essere drammaticamente possibile? Ma io torno a dire, faccio appello alla responsabilità delle persone, penso che nessuno abbia voglia di ammalarsi, cioè nel senso che non stiamo parlando di un divieto, non lo so, fumare o non fumare, stiamo parlando di una malattia che può provocare la morte, quindi per tutelare se stessi e per tutelare gli altri che sono i conviventi, i familiari, ovviamente bisogna avere un senso di responsabilità, cioè, quindi spero che le persone, non fosse altro per una paura di ammalarsi, stiano attente a Certo. quello che fanno. Grazie professore, grazie Grazie per il suo professore. intervento, grazie Grazie a a voi voi. medici per tutto quello che state facendo e che continuerete a fare, anche perché ricordiamo che l'obiettivo ultimo è arrivare al vaccino, quindi è chiaro che la responsabilità di noi tutti e l'impegno dei medici per arrivare a veramente tirare un sospiro di sollievo. Io